Allora, mister, una sconfitta pesante come risultato, ma meno di quello che si è visto sul campo, frutto di due episodi sfortunati. Sì, una punizione dopo chissà tre minuti. Sì, tre minuti. Un gol che nel momento in cui credo meritassimo il gol dell'1-1 con Mifta, con Chirico, con Mazzocca, è venuto questo tiro da 35 metri deviato, purtroppo è andata così, però sotto il profilo del gioco e delle occasioni credo che siamo stati come sempre all'altezza, abbiamo fatto una partita soprattutto nel secondo tempo, secondo me abbiamo fatto molto bene, creando molto, avendo molte occasioni, il loro portiere è stato bravissimo, almeno due occasioni su unità, purtroppo quando non fai l'1-1 ci sta che una buona squadra come la loro un autogol ti faccia 1-0. Ecco, abbiamo patito forse un po' troppo nel primo tempo il loro pressing, non riuscivamo a fare le nostre ripartenze. Ma no, credo che nel primo tempo il gol subito ci abbia un attimino fatto perdere qualche distanza. Perse le distanze e chiaramente non siamo riusciti a riorganizzare bene la manovra, però nel secondo tempo penso che la squadra avesse meritato il pareggio e purtroppo le circostanze, la casualità ha fatto sì che noi non si fosse arrivato al pari, però credo che sul campo i ragazzi abbiano dato tutto ed è quello che noi ci aspettiamo, quello che noi chiediamo, quindi avanti così. Poi un altro monito, non dimentichiamoci mai che noi dobbiamo salvarci. Non pensavamo di essere invincibili prima, non lo siamo neanche adesso, quindi dispiace per la sconfitta, ma la prestazione soprattutto nel secondo tempo è stata bella, all'altezza, con tanti giovani, con tante situazioni particolari, quindi ecco, chi ha giocato ha fatto bene. Ecco, esordito Rampinini, come ha visto la prova? Ha giocato bene, ha fatto un'ottima gara, ha giocato bene coi compagni, è chiaro che aveva fatto due allenamenti con noi, quindi non era semplicissimo entrare in determinati meccanismi, però viste le assenze forzate di Dimitri, di Montingelli. Ecco, forse Carlo, quella di Montingelli e Carlo a centrocampo si sono un filo sentite. Sì, però non mi garba parlare degli assenti nel momento in cui i presenti hanno fatto un'ottima gara, perché nel secondo tempo credo che abbiamo avuto il totale controllo della partita creando tante occasioni. Purtroppo la palla non è entrata, ma c'è stato il gioco, quindi non mi piace parlare degli assenti, ma molto bene di chi ha giocato. Tutto bene. Ecco, una sconfitta frutta di episodi, specialmente il secondo gol è un fortuito, non se ne è accorto neanche quello del numero 7 che ha tirato. Beh, anche che poteva primo, essere. Anche il primo oggettivamente è stato un infortunio, però succede, non possiamo farci nulla, mi pareva anche che la punizione del primo gol non ci fosse, però sono tutte situazioni che succedono nel calcio, che vanno accettate. Ripeto, la squadra nel secondo tempo ha fatto benissimo e noi dobbiamo prendere questo. Poi ci dispiace non aver fatto risultato, ma credo che sul campo, per le occasioni avute, per le parate del loro portiere, penso che il pareggio minimalmente era un risultato meritato. Però il calcio è anche questo, è fatto di autogol, è fatto di infortuni di un giocatore. Sì, anche perché forse alla fin fine sono state forse... Gallino non ha fatto altre parate. Gallino non ha mai dovuto parare, purtroppo ha preso due gol su una punizione, ripeto, un infortunio sul primo gol e un altro gol. Non dobbiamo analizzare gli episodi, ma la prestazione. La prestazione è stata all'altezza come le altre, quindi noi non possiamo che essere contenti di quella, ma ripeto, dispiaciutissimi del risultato che non premia quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. Ecco, da domenica, dopo questa serie un po' di squalifiche di giocatori che non c'erano, si ritrova la rosa al completo finalmente. Sì, oggi non sappiamo cosa di Leo, perché è dovuto uscire per infortunio. Non sappiamo cosa Mazzocca, che anche lui ha avuto un fastidio, però rientrano tutti. Ma io ripeto, è bello parlare dei presenti, perché poi chi va in campo riesce sempre a far bene, quindi abbiamo sopperito a tantissime assenze perché abbiamo tanti giocatori capaci e adeguati che la società ha messo a disposizione, quindi avremo 11 per andare in campo e quindi siamo tranquilli anche sotto quel punto di vista. Ora bisogna lavorare ancora di più per ritrovare dei risultati che purtroppo oggi non è venuto. Ok, grazie mister. Grazie a voi.